Torna il grande ciclocross in Umbria, torna il Petrignano Cross, giunto quest'anno alla sua 8ª edizione. Organizzata dalla locale Unione Ciclistica Petrignano, quest'anno la corsa è stata valida come terza prova del nuovo circuito Umbro-Toscano Two Cross e come campionato regionale per le categorie esordienti, allievi, juniores, elite ed under 23 maschili e femminili. Una giornata dal tempo clemente, finalmente senza pioggia, che ha accolto gli oltre 300 iscritti alla gara, che sono stati suddivisi in 4 batterie in base ai tempi di percorrenza. Percorso di gara in perfette condizioni di tenuta, che ha esaltato le doti di guida dei partecipanti. Le piogge dei giorni passati hanno reso il terreno morbido ma leggermente viscido in curva, per la goduria dei tanti ciclocrossisti. Alle 9.30 al via la prima batteria sulla distanza dei 40 minuti di gara, composta dalle categorie juniores maschile, open femminile, master 4, master 5, master 6, master 7, master woman. Sin dalle prime battute prendono il comando della gara gli juniores marchigiani Gabriele Torcianti della BC Adventure Team e Gianmarco Garofoli della SC Recanati, che già al primo giro si avvantaggiano sui pari età toscani Cecchi Filippo della ciclistica San Miniato Santa Croce e Leonardo Miniati della Ziraf Guerciotti Sella Italia. In mezzo i due forti amatori umbri Alberto Laloni, Master 4 dell'Abitacolo Sport, e Marco Gorietti, Master 5 dell'UC Petrignano. Gabriele Torcianti riesce a mantenere la testa fino al traguardo, conquistando un successo di tutto rispetto. Il primo a tagliare il traguardo tra i Master, Alberto Laloni, seguito da Marco Gorietti. Tra le ragazze a tagliare il traguardo per prima è Silvia Folloni, della categoria Donne Elite, seguita da Letizia Brufani, dell'Uciclone, che è la prima delle donne juniores. Prima tra le Master Women 1, Sabrina Di Lorenzo, mentre Sara Mazzorana è la prima dell'Elite Women Sport. Alle 10.30 in griglia le categorie con il tempo di percorrenza di 60 minuti, l'Open maschile, Elite Sport, Master 1, Master 2 e Master 3. La gara regina ha avuto come assoluto protagonista il forte elite romano Stefano Capponi della Pro Bike Riding Team, che già al primo giro ha cominciato a forzare ottenendo un vantaggio che ha poi incrementato nel corso delle tornate successive. Niente hanno potuto i suoi immediati inseguitori, che si sono dovuti dividere le piazze d'onore. Al secondo posto chiude l'under Mario Gabriele Di Mattia della Bike Pro First Car MTB Team e terzo Luca Ursino della Pro Bike Riding Team. Tra i master in particolare evidenza il portacolori del Bikeland Team di Città di Castello, Matteo Donati, che ha chiuso quinto, ed Emanuele Serrani del pedale agulianese, che ottiene l'8ª posizione. Alle ore 12 la gara più bella è partecipata di giornata con oltre 80 iscritti, dove si sono cimentati tantissimi allievi di primo e secondo anno ed esordienti maschi e femmine, che con il loro serpentone colorato hanno dato spettacolo ai tanti spettatori accorsi sul percorso di gara. A menare le danze l'allievo di primo anno, Tommaso Ferri della GS Olimpia Valdarnese, che ha avuto la meglio sull'allievo di secondo anno, Alessandro Bontempi del Punto Bici Aprilia, e su Riccardo Sgarzi della Ceretolese 1969. Tra gli esordienti, gli rilevo la prova di Tommaso Alberti della Elba Bike Scott dell'Umbro, Samuele Scappini della Nestor Marciano. Tra le donne allieve a trionfare Eleonora Ciabocco, che ha affrontato gran parte della corsa assieme alla compagna di squadra del team di Federico, Patrizia Parravano. Prima tra le donne esordienti all'arrivo la brava Claudia Cimadon. Il programma di gare si è chiuso infine con la 4ª batteria sui 20 minuti di gara riservata alla categoria giovanissimi G6 maschi e femmine.
Oltre 30 gli iscritti e gara vincente. Tra i maschi, in luce, Vincenzo Cipriani del Punto Bici Aprilia, che domina la gara davanti a Francesco Bertini dell'Olimpia Valdarnese, e sul pupillo di casa dell'UC Petrignano, Tommaso Francescangeli, già abituato a stare nelle posizioni di vertice. Tra le femmine, ancora facile affermazione di Nelia Cabetai del Borgo Nuovo, che addirittura si piazza quarta assoluta di batteria. Una vera e propria forza della natura questa giovane toscana. Dietro di lei ancora l'UC Petrignano con Giulia Cozzari, che si sta dimostrando sempre più a suo agio nelle linee strette del ciclocross. In contemporanea con le gare agonistiche, ma in un percorso autonomo, si è svolto lo short track dedicato alle categorie giovanissimi dalla G1 alla G5, maschile e femminile. Anche quest'anno incredibile successo di partecipazione con oltre 100 bambini al via. Gare molto avvincenti che hanno esaltato il divertimento e la gioia di correre per questi giovani atleti in erba. A seguire Enrico Pastaparti e le premiazioni per quella che è stata ancora una volta una grandissima giornata di sport.